10 secondi, siamo già fermi. Incontriamo già qualche difficoltà dopo poche centinaia di metri di aver lasciato la macchina. Un tronco sulla strada ci sbarra il passaggio. Ed ecco. Time has stopped, oh, in Georgetown. The same old church, the same empty streets. It's closed mine, the stream where I was going fishing, and my old Riviera Buick. She was a waitress in Idaho Springs, the kind of girl that drives crazy any man who pushes the door of the old Buffalo. And that's what precisely happened when I went in. Desiderate? Vado a prenderli. By days came, oh, in Georgetown. Her name was Janet Mojim. She knew how to use her body, she'd do it like nobody. On the small of her back she had a tattoo. Yes, and she had a two-year-old son, Matthew. And she kept bad company. She told me how to hold a gun, she was like a breath of freedom. One day she said she didn't want to live like that no more. My parents always said to stay away from that girl. I guess they were right, I guess I was blind. Siamo quasi giunti alla culmine di Crevola. Ecco il paesaggio ai nostri occhi. Down for 24 years, the day that I saw her, blowing that guy my own Buick. I swear to God I should have shot them both. I can make out on my own. Cause it's dark and it's raining, and the moon gives no light, and my pony can hardly travel on this darkened road at night. You know, once I had a true love, Lord Rage was just 16. She was the flower of Belton.
and the roads of Aberdeen. But a parent. Eccoci al rifugio Crosta. And now she feels much the same. If I'm written, you die. Siamo sempre meno spartani in queste nostre uscite. Ci trattiamo sempre meglio. Can Ederly, al burro e salvia. And there's changes in the sea. Bevanda ideale prima della salita. Cin cin. Solo cin lei la beva, noi no. No, fai vedere che la bevano anche gli altri, per favore. Threw my robe on in the morning. Ecco i nostri eroi che si accingono a cominciare la salita al Cistella con un piatto di canederli, un piatto di gnocchi di polenta al gorgonzola, un piatto di polenta spezzatino, un tomino, dei fagiolini, caffè e grappa. Dry lightning on the horizon line. Yeah, just dry lightning, and you're on my mind. I chase the heat of her blood like it was a holy grave. Descend beautiful speed into the evening pale. In her Appaloosa, aching in the corral smell. All'improvviso Beatrice sbuca dalla nebbia. Ma non è acceso la stufa allora? Potevo quasi, è quarto d'ora che sono qua. Across the misty plain. But it's just dry. Ed ecco che anche il bivacco Leoni sbuca dal nulla, dalla nebbia, e ci indica finalmente la fine delle fatiche per oggi. Guarda, c'ha le goccioline sulle ciglia. I drive down to Elvira Street, where she dancing making me. I spend the night over my jeans. Yeah, she talked to her. Cosa avete da dire di questa giornata? È stato bellissimo, bellissimo, un'emozione grandissima venire Cistella. Quella lì, la vostra casetta? Calda e fredda, perché fa freddo. Augurate la buonanotte, ci vediamo domani mattina. Buonanotte, fai che domani vado a sentire. Monopoly 21, checkers and chess. Yeah, 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 yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, 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 yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, 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 yeah. I'll see you in heaven if you make. Troppo dal punto di vista dell'ingegneria omettistica. Quando è che l'avevi fatto questo omino?
L'è crollato miseramente? Ecco un classico esempio di tecnica a monte a valle, che consiste nel buttare il peso ora a monte ora a valle. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis, baby? Alpe Veglia, ore 14.30, 14.46, l'idea iniziale era quella di salire là in cima, 3 ore di camminata, poi andare al Bintalutte, come si chiama? Ma così facendo saremmo arrivati, se va bene, alle ore 21. Meno male che ha detto là in cima. Secondo me ha fatto vedere la bocchetta da Bruna, ma cioè la bella. Forse non hai capito bene dove dovevamo pensare. Comunque. Comunque la decisione è? Vabbè. Rimaniamo in Alpe Veglia. Ah, ok. Viva okay. L'Alpe Veglia. Siamo al Bintalutte. Un po' a monte, un po' a valle. Cosa fai? Bevo la mia acqua qualche volta. Preferita. Don Marco, cosa ha fatto negli ultimi 25 minuti? Esattamente lo stesso gesto. Eccoci al terzo giorno di trekking. Scaleremo la forca d'Auruna, detta anche Furgubäumliche, e poi scenderemo verso il Borfelutten, dopodiché faremo la traversata a Roswald, il Safespass, andiamo giù a Bin,
facciamo il passo dell'arbola e scendiamo al Devero. Tutto ciò in 4 giorni. In 3 ore circa. Ok. Marco, dove hai trovato quella radice di genziana? Qua. È appestata da un capriolo. Adesso pensi di rimetterla nella terra? Beh, posso provare a piantarla nel mio giardino. We're only ordinary men. Pascoli d'Aurona, Bocchetta d'Aurona 2 ore ed è l'Ancima. 2 ore. Bocchetta d'Aurona è di là. Ah, la Lala, perché la Forca d'Aurona sotto. Sbagliato, sotto, non si era visto. Forca d'Aurona 1 ora e 35. Ecco Ubi, detto spezzatino, impegnato in un passaggio impegnativo. Thank you.
Siamo arrivati a Rottweil in tempo per perdere il postale. Se non ti fermate a vedere la chiesetta, Bea. Cin cin! Yuhu, siamo arrivati a... Dobbiamo andare di là, ragazzi. It comes.